Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Simona Pagliari, Cagliari, Italia. Le avventure di Pinocchio di Collodi. Capitolo quindicesimo. Gli assassini inseguono Pinocchio e dopo averlo raggiunto lo impiccano a un ramo della quercia grande. Allora il burattino, perdutosi d'animo, fu proprio sul punto di gettarsi in terra e di darsi per vinto, quando nel girare gli occhi vide, fra mezzo al verde cupo degli alberi, biancheggiare in lontananza una casina candida come la neve. Se avessi tanto fiato da arrivare fino a quella casa, forse sarei salvo, disse dentro di sé, e senza indugiare un minuto riprese a correre per il bosco a carriera distesa, e gli assassini sempre dietro. E dopo una corsa disperata di quasi 2 ore, finalmente tutto trafelato arrivò alla porta di quella casina e bussò. Nessuno rispose. Tornò a bussare con maggiore violenza, perché sentiva avvicinarsi il rumore dei passi e il respiro grosso e affannoso dei suoi persecutori. Lo stesso silenzio. Avvedutosi che il bussare non giovava a nulla, cominciò per disperazione a dare calci e zuccate nella porta. Allora si affacciò alla finestra una bella bambina, coi capelli turchini e il viso bianco come un'immagine di cera, gli occhi chiusi e le mani incrociate sul petto, la quale, senza muovere punto le labbra, disse con una vocina che pareva venisse dall'altro mondo: «In questa casa non c'è nessuno, sono tutti morti. Aprimi almeno tu», gridò Pinocchio piangendo e raccomandandosi. «Sono morta anch'io». «Morta? E allora che fai costì alla finestra? Aspetto la bara che venga a portarmi via». Appena detto così, la bambina disparve e la finestra si richiuse senza far rumore. «Oh, bella bambina dai capelli turchini», gridava Pinocchio. «Aprimi, per carità. Abbi compassione di un povero ragazzo inseguito dagli assassini». Ma non poté finir la parola, perché sentì afferrarsi per il collo e le solite due vociacce che gli brontolarono minacciosamente: «Ora non ci scappi più!». Il burattino, vedutosi balenare la morte dinanzi agli occhi, fu preso da un tremito così forte che nel tremare gli sonavano le giunture delle gambe di legno e i quattro zecchini che teneva nascosti sotto la lingua. «Dunque?» gli domandarono gli assassini. «Vuoi aprirla la bocca, sì o no?» «Ah, non rispondi? Lascia fare, che questa volta te la faremo aprir noi». E cavati fuori due coltellacci lunghi lunghi e affilati come rasoi, zaff! Gli affibbiarono due colpi nel mezzo alle reni. Ma il burattino, per sua fortuna, era fatto d'un legno durissimo, motivo per cui le lame, spezzandosi, andarono in mille schegge e gli assassini rimasero col manico dei coltelli in mano a guardarsi in faccia. «Ho capito», disse uno di loro. «Bisogna impiccarlo. Impicchiamolo. Impicchiamolo», ripeté l'altro. Detto fatto, gli legarono le mani dietro le spalle e, passatogli un nodo scorsoio intorno alla gola, lo attaccarono penzoloni al ramo di una grossa pianta, detta la quercia grande. Poi si posero là, seduti sull'erba, aspettando che il burattino facesse l'ultimo sgambetto. Ma il burattino, dopo 3 ore, aveva sempre gli occhi aperti, la bocca chiusa e sgambettava più che mai. Annoiati finalmente di aspettare, si voltarono a Pinocchio e gli dissero sghignazzando: «Addio, a domani! Quando domani torneremo qui, si spera che ci farai la garbatezza di farti trovare belle morto e con la bocca spalancata». E se ne andarono. Intanto s'era levato un vento impetuoso di tramontana che, soffiando e mugghiando con rabbia, sbatacchiava in qua e in là il povero impiccato, facendolo dondolare violentemente come il battaglio d'una campana che suona a festa, e quel dondolio gli cagionava acutissimi spasimi, e il nodo scorsoio, stringendosi sempre più alla gola, gli toglieva il respiro. A poco gli occhi gli si appannavano. E sebbene sentisse avvicinarsi la morte, pure sperava sempre che da un momento all'altro sarebbe capitata qualche anima pietosa a dargli aiuto. Ma quando, aspetta, aspetta, vide che non compariva nessuno, proprio nessuno, allora gli tornò in mente il suo povero babbo,
e balbettò, quasi moribondo. Oh, babbo mio, se tu fossi qui! E non ebbe fiato per dir altro. Chiuse gli occhi, aprì la bocca, stirò le gambe e, dato un gran scrollone, rimase lì, come intirizzito. Fine del 15° capitolo.